Mattia, benvenuto. Ecco, lascio la parola al direttore e ecco, benvenuti anche a tutti i nostri ragazzi e agli altri studenti. Sì, allora iniziamo. Prima cosa, buon pomeriggio a tutti e a tutti gli studenti, ai docenti e in particolare ovviamente all'ospite Mattia Aquila, nostro ex studente Lava. Questo è il terzo incontro, la terza masterclass che facciamo dall'inizio dell'anno accademico. Abbiamo deciso quest'anno di invitare ex studenti, diciamo, per così affacciare i nostri studenti che stanno studiando adesso a quello che potrebbe essere il loro futuro. Ovviamente ognuno ha la sua storia, il suo percorso, però crediamo che sia interessante per gli studenti appunto ascoltare chi prima di loro ha finito ed è entrato nel mondo del lavoro. Mattia Aquila viene proposto dal Dipartimento di Scenografia, dal coordinatore Andrea Gentili, e diciamo l'aiuto coordinatore Andrea Selmini, è presente anche Giovanna Magri, docente coordinatrice di fotografia, in quanto Mattia Aquila ha studiato da noi fotografia. Però vedrete che, come è successo con le altre masterclass, questi studenti poi usciti dalla Lava, con le competenze acquisite in Lava, hanno trovato la loro strada, non sempre strettamente, diciamo, attinente o coerente con quello che hanno studiato. E questo secondo me è un lato molto positivo, un po' quello che vuole essere l'Accademia di Belle Arti, che dà degli indirizzi, dà delle specialistiche, delle competenze, ma è una preparazione comunque eclettica, aperta, perché ha a che fare con l'aspetto della cultura, l'aspetto umanistico de dello studio e della ricerca. Non voglio portare via altro tempo, quindi do la parola all'ospite, al graditissimo ospite, a Mattia e ai coordinatori che lo aiuteranno così un po' a fare questa chiacchierata con gli studenti e con noi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa occasione. Sono molto, molto contento e anche un po' emozionato. Allora, vi racconto in breve chi sono e cosa faccio fondamentalmente. Sono un fotografo che si è specializzato in interior e design. Ho finito l'accademia circa 12 anni fa, per intenderci, e sono già passati 12 anni. Ahimè. Assolutamente. E nulla, fondamentalmente mi occupo appunto di fotografia di interior e di design. E suddivido quello che è il mio lavoro, diciamo, in categorie, fondamentalmente, perché queste categorie rappresentano un po' quello che è la mia attitudine fotografica, la fotografia appunto di interni, che delle volte, spesso e volentieri, si parla di fotografia di interni sempre solo legata a mettersi agli angoli della casa e fare delle fotografie aperte fondamentalmente. Quindi si tratta più di fotografie immobiliari. Nel mio caso invece parliamo più di fotografie appunto di interior, di design, editoriale, di advertising e anche, perché no, anche di progetti artistici, sempre per quello che compete il mio piccolo, diciamo, nel mio operato. Oggi andremo a affrontare appunto quelle che appunto io chiamo quattro macro categorie, quindi magazine, quello che è un discorso di libri, di book, fotografia artistica e soprattutto anche la fotografia di advertising, quindi pubblicitaria in studio e anche in location, cosa molto importante. Poi se avrete anche delle domande da chiedermi sono assolutamente aperto, ecco, a darvi delle risposte, ecco. Ecco, tra l'altro, Mattia, scusa, ti interrompo un secondo, era anche giusto per specificare questa cosa del perché proprio noi di scenografia ti abbiamo voluto, nonostante tu sia un fotografo, perché tu hai un rapporto con il set molto stretto, importante, con la scenografia, appunto perché tu, come appunto ci siamo già anche detti, lavorando nel campo dell'architettura, sei parte attiva anche a livello proprio di una scelta di tipo scenografico quando sei sul set. E quindi era anche questo per far capire anche ai nostri di scenografia di che cosa un pochino parleremo, un po' per introdurre anche No, gli no. argomenti di oggi. La scenografia, tra virgolette, è parte
presente in quasi tutte queste categorie appunto che ho citato. E la scenografia è presente appunto nell'ambito dell'interior, perché quando si deve realizzare un servizio fotografico per riviste da un punto di vista editoriale, un commissionato tra virgolette, bisogna prima creare delle scene, quindi attraverso un home staging, per riuscire a riprodurre quello che è l'idea della casa che dobbiamo fotografare. Stessa identica situazione, da un punto di vista di mood, viene ricreata anche quando siamo in un advertising, quindi in un'area completamente differente di quello che è l'editoriale. Entriamo invece in un mondo più pubblicitario, quindi per un brand, oppure anche semplicemente per un cliente luxury, tra virgolette, che sono un po' i clienti che ho anche io ad oggi. Anche l'area di advertising, che appunto, come si diceva, crea delle scenografie abbastanza importanti, va a competere con quello che è un discorso di, come si potrebbe dire, di ambiente legato all'area abitazione, ma anche set fotografici. Cioè, i set fotografici che io devo realizzare in studio sono molto molto legati all'illuminazione, ok, e alla struttura del set. Cioè, cosa vuol dire strutturare un set in studio? Vuol dire, per quanto riguarda per il discorso, diciamo, dell'arredamento di interni. Allora, vuol dire innanzitutto riuscire a ricreare un ambiente che esalti il prodotto che dobbiamo andare a fotografare, ecco, Andrea. Questo è molto importante da questo punto di vista. Poi, se siete d'accordo, io partirei, diciamo, da un discorso editoriale per poi sfociare magari sull'advertising. Magari potrebbe come essere... Assolutamente sì, assolutamente sì. Potrebbe essere interessante, allora. Se per voi va bene. Allora, la mia collaborazione con le riviste, ok, è iniziata 5-6 anni fa. Ad oggi collaboro con The Nast, che è una casa editrice mondiale forte, molto forte, soprattutto con The Nast, che è una casa editrice mondiale abbastanza forte, che prevalentemente detiene testate come Vogue, Vanity Fair e AD Italia, con la quale collaboro molto, soprattutto in questi anni, anche attualmente. A livello editoriale è molto importante creare un team, okay? Un progetto e un team, cosa che è fondamentale in tutti i lavori, in tutti i settori, ma e lo è anzi anche in questa tipologia di immagine e di fotografia, ok? Innanzitutto potremmo fare quattro chiacchiere per quanto riguarda il discorso dell'immagine che va ricreata per una rivista, perché bisogna sempre tenere da conto due cose fondamentali. La prima, a mio avviso, è la clientela per la quale stiamo eseguendo un lavoro, ok, in questo caso va bene la testata giornalistica, e bisogna anche prendere in considerazione che ogni testata ha un mood molto particolare, cioè nel senso, ed è per quello che delle volte seleziona determinati fotografi. Uno stile di fotografia, uno stile di scenografia, di illuminazione, una sensibilità anche nell'editing digitale sono fondamentali per far parte di un team, di una rivista, che sia il Decor piuttosto che AD Italia. Anzi, su questo apro e chiudo una parentesi: quando si parla di testata mondiale si intende che AD Italia ha anche altre sedi oltre AD Italia. Può essere di Italia, io personalmente lavoro con l'Italia, con la Germania, e con la Francia e con l'America. E queste quattro testate, ok, per quanto fanno parte di Architectural Digest, quindi AD, sono completamente differenti l'una dall'altra, per intenderci. Quindi figuriamoci a parlare di una differenza che c'è tra un AD e un El Decor, per così dire. Sono determinanti da un punto di vista, le differenze sono determinanti da un punto di vista fotografico, quindi il fotografo stesso sarà differente. Per parlare appunto di team, altra cosa molto importante. Posso fare una domanda su questo, scusa, ma la differenza intendi, tu dicevi a livello fotografico, a livello anche quindi di target, di pubblico, cioè si rivolgono anche a un pubblico diverso? Allora, sicuramente ad oggi, cosa molto importante ad oggi, l'obiettivo è vendere, ok, però sicuramente hanno
business molto, molto differenti tra di loro, individuabili secondo me anche dai loro fruitori finali. Se si fa un esame di chi compra di più Elde Corp piuttosto che chi compra di più a di Francia o a di Germania, anzi a di Italia, rimanendo appunto in discorso Italia, scusami, noteremo magari che c'è un target completamente differente, magari più legato all'architetto in sé come figura professionale che prende il decor piuttosto che un privato benestante che acquista di, per intenderci. Anche a livello di età è molto differente, delle volte è più alto il target di età che acquista di Italia rispetto a chi acquista Living, per esempio, che è una rivista molto più giovane sotto tutti i punti di vista, perché magari AD ha 60 anni e mentre invece Living ne ha 15, per intenderci. Quindi questo è molto importante se si parla di target da questo punto di vista. Però c'è anche il target del fotografo, cioè come c'è anche il target di chi scrive il pezzo, per così dire, è molto importante appunto determinare delle differenze. E come team, dicevo, ci deve essere all'interno un photo editor, che è molto importante. Adesso non voglio stare qua a fare la scaletta di chi deve lavorare all'interno della rivista, però un fotografo, diciamo, deve interagire come figure con photo editor, art director, anche molto importante secondo me, e l'interior design. Quindi se si parla, in questo caso stiamo parlando proprio, siamo entrati nella casa, tra virgolette, di un commissionato all'interno di una casa, la relazione con chi l'ha realizzata è molto importante. Per come lavoro io lavoro sempre su un progetto, quindi è molto importante, anche se si tratta di una casa, di una singola abitazione, avere un'idea di un progetto, quindi una preproduzione, quindi quello che avviene prima di iniziare a lavorare, è molto importante. Quindi non finire in una casa che ti è stata commissionata per lavoro e iniziare a fotografare, ma bensì aver chiaro prima dove e cosa stai andando a fare. Le riviste lì solitamente dettano un mood che è molto importante, quindi ci deve essere uno stile in base alla casa, l'architetto, l'interior design te la deve raccontare, e su quelle basi entra in gioco un'importante relazione tra la sensibilità del fotografo e l'interpretazione che ci deve essere tra la fotografia e quello che stai fotografando, perché comunque c'è un, chiamiamolo, un copyright tra virgolette, che detta delle regole tra chi ha fatto cosa e chi lo deve interpretare. Fondamentalmente tutti e due abbiamo in comune l'accordo di riuscire a esaltarlo per la rivista, quindi sono tre filoni molto, molto importanti tra virgolette. E da qui potremmo parlare di quello, brevemente, di quello che è anche l'home staging, cioè nel senso entriamo in una casa, bene, delle volte è tutto quasi perfetto, altre volte meno. Delle volte mi sento di dover dire che dipende anche da con che persona, con che professionista a livello di interior stiamo artisticamente dialogando, ecco, da questo punto di vista. Può succedere appunto che magari c'è una poltrona oppure un connubio di colori che non funziona, e allora ci deve essere delle variazioni all'interno del salotto, della casa che stiamo fotografando, e allora ci devono essere fatte delle correzioni in base chiaramente all'inquadratura e perché no, anche in base anche all'illuminazione che c'è all'interno della casa. Entriamo sempre in un'ottica molto personale di come vivo io questo lavoro, ogni professionista è a sé da questo punto di vista. Infatti io quando fotografo le abitazioni a livello editoriale tendo a non utilizzare mai illuminazioni flash, tendo invece a illuminare la casa con la luce naturale, gestendo la luce naturale, utilizzando quello che vedo prima che c'è nella casa. Cosa molto importante. Al massimo mi affido a dei sunbound, che sono dei enormi pannelli riflettenti, utilizzati tra l'altro per fotografie da costume da bagno a Miami, per intenderci, così li ho scoperti. Sono interessantissimi, sono dei pannelli dai 2 metri in su, filigranati, argento e oro, e sono dei semplici pannelli riflettenti, però ti permettono di gestire meglio la luce solare esterna in un interno, fondamentalmente. Questo unito all'editing, che quando si scatta in interni devi sempre avere l'idea del prodotto finito, perché sarai tu e solo tu a eseguire editing, non altre persone, soprattutto in questo genere di fotografia, anche perché la rivista chiama te anche per come fai l'editing, tra parentesi, cosa molto importante, rappresenta il 35% del mio lavoro, quindi
ci tengo a sottolinearlo. Quindi pre-produzione, fase produttiva di uno shooting e post-produzione. Queste sono le tre caratteristiche principali di, una, di uno scatto in generale, ma comunque di uno scatto editoriale. Una volta che è stato stabilito che mood dobbiamo, dobbiamo scattare questo determinato servizio. Voi magari vi state chiedendo, vabbè, siamo all'interno di un'abitazione, che mood posso dare a un servizio fotografico? Beh, non è, non è esattamente così. Ci sono testate magari che prediligono un certo minimalismo all'interno della, dell'abitazione, parlando sempre della, dell'ottica scenografica, quindi non ancora dell'illuminazione. E allora andrà liberata di più rispetto alla selezione che è stata fatta della, dell'abitazione rispetto alla rivista, quindi renderla ancora più minimale. Delle volte un occhiale piuttosto che un, due libri messi in un modo corretto cambiano totalmente la, la fotografia, e anche l'inquadratura è determinante, premesso che non sono io il fotografo del, come dicevo all'inizio della conversazione, che si mette all'angolo della casa con un grandangolo e spara la fotografia. Quella è la cosa personalmente più sbagliata che possiate fare se non siete in un'ottica immobiliare, quindi non è, non è il mio margine di clientela, quindi è una cosa differente. A livello editoriale si deve raccontare la, l'abitazione, che è molto molto più complicato e per nulla scontato, perché esce la personalità, a mio avviso, anche di chi la sta fotografando. E, unire questo, ripeto, all'editing, forma completamente un'abitazione, anzi la, la stravolge, perché spesso e volentieri l'architetto o l'interior design non, non può portare con sé i suoi clienti all'interno delle varie abitazioni, e una delle strategie più reali e concrete che ha è quella di farla vedere tramite delle, delle belle immagini, sia a livello editoriale o anche a livello semplicemente pubblicitario. Quindi questo... Posso nel frattempo condividere qualche immagine di quelle che mi hai girato, che così mentre... Io ti ho girato 5% per farti un attimino capire. Sì, esatto, esatto, però così magari... allora, così magari cominciamo. Qui trovo qualcosa... Dimmi tu dov'è, che cosa vuoi che magari condivido prima. Ando dei magazine, quindi potresti aprire la cartella magazine e potremmo qui. Parto da qui. Ecco. Non ho inserito abitazioni complete, ho inserito copertine piuttosto che immagini spot che c'entrano poco l'una all'altra, ma sono tutte accomunate da un fil rouge che è il mio stile fotografico fondamentalmente. Poi sul mio sito internet potete vedere tutte le varie fotografie dei servizi, però sicuramente ci deve essere... Cioè, insomma, rappresentano un po' dei, dei vari target di, delle, delle riviste, e addirittura mi permetto di dire quanto sono cambiate in pochi anni certe determinate riviste, si vede anche dalle copertine. Questa è una copertina che stiamo inquadrando adesso di Napoli, che ho realizzato nel 2018, se non sbaglio, quindi 2 anni rotti fa. Questa parte, se vedi che c'è una fotografia di una copertina molto scura, tra virgolette, con un logo di AD in alto a sinistra. Molto scura, allora, questa? Tutte le copertine di AD, c'è un logo con scritto AD, no, c'è un logo bianco di AD. Se allora, vedi... le faccio scorrere che tanto... Così, poi se la... No, sai che... Sì, sì, vai pure. No, sai che sono tutte queste? Vabbè. Comunque ci dovrebbe essere una copertina, vabbè, grigia. Comunque, vabbè, sì. Ecco questa qua. Questa? Perfetto. Okay. Quindi quella... qua, a livello di stile fotografico, si può vedere tantissimo la differenza che c'è tra questa copertina, ok, e scattata l'anno scorso, e quella cover che ho detto prima. C'è uno stile completamente differente. La rivista è la stessa, si evince parecchio che è cambiata, infatti, il team editoriale all'interno della, della testata. Quindi è cambiato il design, magari all'interno anche della rivista, e quindi per cui sono cambiate certe determinate dinamiche che hanno palesemente fatto cambiare la testata, ecco. Quindi stessa rivista, nel giro di un anno è rotto, è cambiato completamente tutto, fondamentalmente. Hanno un anno di differenza queste immagini. Sì, sì, assolutamente.
cambio e un cambio editoriale comunque, cosa molto importante. Certo. E quindi lì secondo me si può notare che c'è una bella differenza. Ecco. Questo almeno per quanto riguarda quello che è il mio lavoro, dopo cioè nel senso altri lavori ne compitono altre cose. E, quindi questo per quanto riguarda a livello, come dicevo, editoriale. Abbiamo parlato di home staging, dell'illuminazione. Allora, la gestione dell'illuminazione all'interno di una casa la puoi gestire, ma è comunque molto molto complicata, per il semplice fatto appunto che non, l'effetto andando in un'abitazione con 9 flash, ok, sparati o gestiti tra virgolette all'interno della stanza è completamente differente rispetto alla luce che vedremo quando siamo già all'interno dell'abitazione, per il semplice fatto che lo studio della luce non tanto artificiale, quindi lasciamo stare per un attimo faretti e tutta una serie di cose messi da chi ha realizzato la casa, ma prima di questo c'è solitamente anche uno studio della luce naturale che possiamo vedere quando fotografiamo una casa. E, sono due fotografie completamente differenti a livello di stile, dal mio punto di vista. Una fotografia a luce artificiale, l'artificiale nel senso che la luce della casa è completamente diversa rispetto alla luce naturale. Questa che stiamo vedendo è una luce artificiale derivata dall'illuminazione che aveva questa casa qui, all'interno di questo bagno, tra virgolette. Qui invece c'è la fusione di luce naturale, luce artificiale e fuoco. Quindi sono tre cose completamente differenti dal punto di vista di illuminazione e di atmosfera. L'atmosfera è molto importante quando scattiamo per un editoriale in interior, per il semplice fatto che determina una condizione visiva completamente differente, domina l'atmosfera. L'effetto wow e appunto questa dinamica di fotografia rappresentano quello che alla fine il fruitore finale deve vedere. Il fruttore finale di una rivista è chi la compra, fondamentalmente, e chi ci fa pubblicità, ma soprattutto chi la compra, ecco. Quindi anche questo è abbastanza importante. Tu quando, Mattia, quando tu intervieni, per esempio, in una tu entri e devi fotografare questa stanza, tu ti senti libero di agire come vuoi, sempre a livello scenografico, poi io parlo perché è anche la mia materia di azione, comunque... non lo so, questa lampada l'hanno pensata per quel posto, ma tu lì non ritieni che non sia adatta e quindi ti senti sempre libero di poter spostare gli elementi come preferisci? Allora, essere libero di poter spostare gli elementi come preferisco, la risposta è sì. Determinate volte, a seconda chiaramente anche di che studio ha realizzato una determinata casa, magari no, perché magari non ce n'è bisogno. Magari in certe determinate situazioni, come questa, per esempio, è la casa di Neden Katten di Squared, per intenderci, è stata realizzata da uno studio molto importante di Milano. E in questo caso la sistemazione non è che ho mosso poltrone piuttosto che questo divano non va bene, inseriamo un'altra lampada. C'era uno stile ben definito, ben preciso, a cui bisognava attenersi. Visivamente la casa poteva essere già perfetta. Magari chi ha realizzato giustamente la casa non sapeva esattamente le inquadrature che io andavo a fare. Su quelle inquadrature certi determinati pezzi andavano spostati piuttosto che rimossi o aggiunti. Però non da rivoluzionare un'abitazione fondamentalmente, quindi dipende dalla situazione. Certo. Nel mio lavoro la situazione, la clientela cambiano radicalmente quello che è un aspetto, dell'intervenire all'interno di una fotografia, nell'aspetto che stai dicendo tu. Diciamo che è tutto molto relativo, ma... puoi deciderlo in quanto se nel tempo riesci a fidelizzarti a certi determinati brand di fascia alta il tuo occhio deve stare attento più a oh mio Dio questo divano non va bene, è bianco, dobbiamo mettercelo rosso, cosa un po' ambigua, quindi puoi scegliere di non fare questa strada, devi essere più attento a
ai dettagli, cioè nel senso, quindi magari è più un no, questa rivista in primo piano è meglio lasciarla perdere, mettiamoci un libro di design che potrebbe funzionare di più con lo stile della casa, quindi mettiamoci una coperta sul divano che magari potrebbe accentuare questa fotografia all'interno di un determinato contesto, se magari stai fotografando uno scatto in montagna, come tra l'altro ti ho anche messo. Quindi è molto importante avere il focus sulla base di quello che stai andando a realizzare, perché, certo. perché comunque il motivo per cui vieni chiamato non è una specializzazione culturale in un determinato settore, è una specializzazione fotografica in questo determinato settore, sono due cose completamente differenti. Cioè, quando ho fotografato Philip Stark non è che ho dovuto sapere tutto quello che aveva fatto Philip Stark, lo sapevo, ma non era fondamentale. Era fondamentale invece interpretare fotograficamente il personaggio il più velocemente possibile, come devi fare anche all'interno di una casa. Vero è che poi in quel caso è ritratto, quindi nelle case puoi prenderti più tempo, ma l'interpretazione è molto importante ed è incredibilmente, il bello e il brutto è che è incredibilmente soggettiva. Quindi questo è reale. Quindi questo è invece che stiamo guardando adesso, è per le Fai Dolomiti, l'ho scattato per Coldenas Traveler UK, quindi qua andiamo in una rivista che è vero che siamo in una rivista di travel, anche se ho scattato interior, però a livello di editing cambiamo già, quindi è molto più satura, molto più contrastata, questo è un mood differente rispetto a una di Italia o un Endecor per esempio, essendo travel cambia tanto anche un discorso percorso a livello di editing e anche a livello di inquadrature, quindi paradossalmente potrebbero essere anche meno sofisticate da un certo punto di vista, ma molto di impatto estetico, quindi quello serve molto. Tanto è vero che qui entriamo volendo tramite l'editoria anche in un percorso di brand e di luxury hotel, tanto è vero che grazie a Coldenas Traveler UK ho acquisito come cliente anche dopo il servizio fotografico anche le Fai per fare altri scatti pubblicitari di altra matrice ed erano pure differenti. Questo per quanto riguarda l'editoria, abbiamo detto abbastanza. Ah certo, poi io ho parlato fino ad ora solo di servizi fotografici commissionati. In realtà sono due le tematiche da affrontare. Non accade sempre, nonostante ci sono delle collaborazioni costanti, fortunatamente se si riescono a ricreare, non accade sempre che sia la rivista a chiamarti per un servizio fotografico, accade anche che il fotografo proponga un servizio fotografico in collaborazione con l'architetto, con l'interior design, in base ai contatti che lui ha, proponga questo servizio all'interno di una testata. In questo caso non c'è un mood dettato dalla rivista, ma c'è un progetto dettato da chi fotografa e da chi ha realizzato la casa. Solitamente la casa la scelgo o vengo chiamato sulla base della proposta che bisogna andare a fare alla rivista, quindi anche questo è un aspetto magari da tenere in considerazione, secondo me. Mattia, buongiorno. Corrado Galli, professore di fotografia per la cattedra di design, ci siamo già conosciuti tempo addietro, anzi ti faccio vedere il mio faccione così magari. Ciao Mattia, io ho una domanda da farti circa il mondo redazionale nella fotografia di interni, perché vabbè, io vengo dalla fotografia di moda che è una disciplina un po' diversa, però ha delle matrici in comune, e la domanda è la seguente: è complesso adattare la proporzione del frame nella fotografia editoriale? Perché ho notato che la prevalenza degli scatti hanno un'impostazione verticale, mentre solitamente quando si pensa alla fotografia di architettura, tendenzialmente, o di interior, tendenzialmente si presuppone o si tende a privilegiare il frame landscape orizzontale. Non so se riesco a spiegare la domanda, però quanto è complesso adattare lo stile nella forma redazionale, cambiando proprio il punto di visione che diventa a prevalenza verticale, mi sembra di aver notato. Magari sto dicendo una cavolata. No, assolutamente.
pensando sempre nell'ottica della... Oh, si è scomparso. Pensando sempre nell'ottica della... Era per della... non parlare la linea. No, scherzo, ho fatto solo ridere. Nell'ottica della anche della semplice copertina, quando vedi una casa interessante, è sempre molto importante fare una previsualizzazione dell'interno, ecco, verticale. Però va detta anche una cosa, che con certe determinate testate, parlavo prima anche di pre-produzione, quindi... non accade sempre, è vero, ma delle volte sì, cioè nel senso, delle volte puoi costruire il pezzo seguendo lo schema editoriale che effettivamente poi si andrà a fare. Cioè, ok, perfetto, dobbiamo scattare una casa, dobbiamo scattare un interno, perfetto, quante pagine sono? 8, perfetto, quante doppie ci sono? Una, quella doppia, quella orizzontale, perfetto, ottimo. Qua, Mattia, occhio che possiamo, cioè è una casa interessante, possiamo tirare fuori una copertina, perfetto, attenzione anche sul verticale, quindi verticale, quindi non esageratamente aperto, possiamo fare anche un close up appena chiuso, cioè possiamo sicuramente gestire tramite l'organizzazione e la preproduzione anche determinati aspetti di fino, come hai detto tu, anche della fotografia, per non poi ritrovarsi magari dopo a dover dire cacchio, ho fatto una fotografia della Madonna però non me la possono usare in copertina perché l'ho fatta orizzontale. Già successo, ma sono cose che con l'esperienza un po' riesci a... con l'esperienza, ma anche con quando aumenta magari il target dei professionisti con cui stai collaborando, effettivamente, quello indipendentemente dal fotografo. Quindi poi non ti nego che delle volte capita che scatto l'orizzontale e anche la verticale in un modo leggermente diverso, della stessa porzione di inquadratura, ecco, tra virgolette. Ma quindi, dovete avere options. Assolutamente. Questo per quanto riguarda il magazine, dove tutto è molto rapido, tra virgolette, devi essere pronto a tutto molto velocemente. Quindi quello che ti ho detto è una cosa idilliaca, molto bella, delle volte c'è, delle volte no, indipendentemente dall'importanza della testata. Mi è successo, l'anno scorso è uscito un mio libro molto bello su un palazzo in Sicilia. L'editore era Flammarion, un editore francese, tra l'altro molto importante, di libri però, di libri d'arte. Quindi non magazine. Mi è successa una cosa molto molto bella, del tipo che abbiamo scattato, quindi non ho fatto un servizio fotografico in una giornata. Ci siamo presi per realizzare questa fotografia di questo palazzo, che erano 6.500 metri quadri circa. Posso condividerla mentre... 40 stanze, quindi cose molto belle, un palazzo storico del 300, quindi appartenuto ai cavalieri di Malta, ha una storia molto importante, quindi era giusto dedicargli anche del bel tempo con una luce che, anche se non c'è oggi, sto qui e ce l'ho domani. Quindi ho fatto due sessioni da 5 più 5 giorni e abbiamo prodotto 350 pagine di libro circa, quasi solo fotografico, quindi molto molto interessante. In questa situazione mi è capitata una cosa molto bella, perché l'editrice francese è scesa in Sicilia con me, con il suo art director e un computer. Ha aperto il computer e c'era già l'idea della bozza, quindi un mood di progetto c'era. Però abbiamo costruito il libro fotograficamente con l'art director e anche la struttura grafica. Quindi mentre vedevo le inquadrature collaboravo in sinergia perfetta subito con l'art director, che si è costruito praticamente, non tutto, ma la parte forte del libro in diretta, e quindi anche le modifiche erano in diretta, potevi già capire, non dico i tuoi errori, ma già capire certe determinate dinamiche e portarle, secondo me, a un livello più interessante, e infatti anche di editing, a mio avviso, più naturale. E è stata una bella esperienza che mi ha fatto riflettere anche su quello che riguarda un discorso magazine. Per esempio, rispondendo proprio bene alla tua domanda, secondo me quella era una bella... quello è il top, secondo me, perché riesci a lavorare come vuoi lavorare, e delle volte anche a buoni o alti livelli è comunque sempre un po' faticoso e ti restringe sempre un po' il campo creativo, no? E invece così riesci a esplodere meglio, assolutamente. Quindi, grazie. Sono entrato un po' nel discorso libri, che fanno parte sempre della fotografia, ma sono comunque della fotografia di interi, ma fanno sempre parte di un'idea molto, molto importante. Ecco. Tra l'altro, oltre a questo libro ed esperienza molto interessante, è uscito anche un altro libro, sempre di Architectural Digest. Questo Architectural Digest non rappresenta un libro che ho fatto solo io, invece, ma un'unione di più case che sono state realizzate e selezionate da quando esiste
di mondo, di tutti gli AD, hanno selezionato 50 case, 7 erano le mie, cioè le mie, quelle che ho fotografato io. E è stato realizzato anche quest'altro volume. Tra l'altro la prefazione è stata fatta da Anna Wintour di Vogue America, e è stata una bella esperienza sicuramente. Il diavolo veste Prada, per capirci. Il diavolo veste Prada, sì. E questa non l'ho curata in diretta come ho spiegato prima l'altro libro, è stato una delle case che erano già state fotografate, più che altro è stato bello vederle pubblicate sul primo libro, di fatto che sia mai stato fatto da Cold & Nasty in questo senso, quindi edito dalla direttrice di Adi Francia, tra l'altro l'hanno fatto in Francia, quindi molto, molto interessante. E sì, come si può vedere anche da queste fotografie, i brand sono sempre molto, molto presenti e molto importanti all'interno di dei miei scatti fotografici, non tanto per marchettate pubblicitarie, ma più che altro perché sono sempre presenti all'interno delle case. Quindi anche i contrasti cromatici a livello fotografico, sempre in matrice editoriale, sono sempre molto importanti perché danno sempre quel colpo colore che delle volte spezza l'inquadratura, spezza l'occhio e ti dà magari, ti porta a un livello più interessante appunto a livello di fruitore, quindi anche qua i tagli di luce per esempio, anche qui l'illuminazione per me è molto importante, quindi sempre qui premesso che non è che utilizzi flash o c'è dietro una scena, ma non è neanche la luce che ti trovi in quel momento, delle volte aspetti un attimo oppure banalmente socchiudi un attimo la porta e ti crea un fascio di luce imprevisto e inatteso e potrebbe sempre aiutarti, ecco, tra virgolette, per darti un'idea di quello che accade all'interno di uno shooting, quindi è molto bello anche questo come aspetto, perché delle volte molti pensano che la fotografia di interni sia molto statica, cioè certo, confronto alla fotografia di ritratto di moda lo è, ma a livello fotografico si può sempre rendere dinamica un percorso fotografico di una casa, a mio avviso, per poterla far vivere. Forse la cosa più difficile è far vivere una casa a livello fotografico, quindi è un aspetto da tenere in considerazione. Ecco. Allora, poi se non avete domande potremmo invece parlare anche dell'advertising, se volete. C'è una domanda in chat di una ragazza che non riesce a intervenire. E posso leggerla io? Ah, sì. Allora, dice, per quanto riguarda le varie riviste, io amo molto Living e AD, ci sono altre riviste che consiglia di leggere o guardare per chi vorrebbe immettersi in questo campo lavorativo? Ma a livello italiano, magari El Decor, a mio avviso, è una delle testate di prima fascia, ma anche Marie Claire Maison appartengono alla Hearst, quindi allo stesso brand, tra virgolette, come Cold & Nasty per AD, quindi così anche queste due a livello italiano le aggiungerei a quelle che ha già citato. Poi per l'amor di Dio ci sono anche Casa Facile, piuttosto che Ville Casali, ma a mio avviso, proprio parlo in un'ottica totalmente personale, attenzione, sono già un gradino sotto, queste quattro sono le testate, a mio avviso, di prima fascia a livello italiano. Quindi, che però a livello di target non si rivolgono tutte solo al professionista, ma anche al pubblico, giusto? Neanche El Decor si rivolge solo al professionista, semplicemente a livello di numeri è più acquistata dai professionisti. Ma il professionista è proprio architetto, ma voler guardare l'interior compra tanto anche ad Italia, cioè nel senso veniva acquistata molto anche da loro, è anche un target di età comunque che è molto importante. Poi studiare al di là del target di chi l'acquista, per un fotografo, tornando un attimo nel nostro, è molto importante se ti vuoi affacciare magari a questo aspetto editoriale, è molto importante invece studiare la rivista, nel senso, cercare, non ha senso proporre case che già sai che non c'entrano nulla con il mood di quella rivista, ha molto più senso studiare determinate case, fotografare determinate case e arricchire o no di allestimenti, cioè determinate case, seguendo quello che stai già guardando di quella rivista,
perché è vero che se, non so, Adi vedi che fotografa il vittoriale degli italiani, per intenderci, fai fatica a riprodurre certe determinate cose nelle abitazioni, però saprai già che ha uno stile prevalentemente classico, per intenderci, che oggi Adi non è così, però vabbè, era per dire. E il decor invece è molto più minimale, quindi è molto importante non proporre un evidenziatore per un abiro, se serve l'evidenziatore, cioè fondamentalmente, cioè nel senso, un esempio un po' stupido ma è vero, dobbiamo avere un focus molto importante su quello che, sulle esigenze che ha di fatto la rivista, per non avere certezze ma alzare le percentuali di un acquisto e quindi anche di farci notare all'interno di una rivista. Perché solitamente le riviste non sfogliano Instagram per cercare un professionista dove affacciarsi, è il professionista che si propone alla rivista, quindi lì potremmo aprire un percorso di proporsi, marketing, quant'altro, grosso una casa, ma non abbiamo tempo, è un po' problematico. Però effettivamente il proporsi, il sapersi proporre è fondamentale per bruciare, quantomeno cercare di bruciare i tempi in una giungla, perché è una giungla, quindi è molto molto importante. Quindi sì, aggiungerei El Decor e Marie Claire Maison. Bene, grazie mille. Io adesso come continuiamo adesso? Abbiamo visto il book, magazine. Possiamo fare due parole anche sulla... magari è un percorso pubblicitario legato a, ma potremmo partire con i brand in generale. Sì, esatto, anch'io farò. Allora, anche qui ci sono delle ulteriori ramificazioni, tra virgolette, all'interno dell'advertising, perché nel mio settore almeno, prima di tutto, come ho citato prima, è advertising già fare un servizio fotografico all'interno di catene alberghiere importanti, magari o meno. Io personalmente collaboro con Four Seasons e Belmond del gruppo di Louis Vuitton e già lì per esempio sono due colossi che hanno degli stili di advertising a livello pubblicitario completamente differenti, tra l'altro a volere, senza confondervi troppo le idee, a voler mettere il puntino sulla i c'è un fatto molto importante, quindi da dire soprattutto su queste due casistiche di hotel. Ultimamente allora, inizialmente c'erano i fotografi, tra virgolette, che facevano quasi esclusivamente advertising, per intenderci, come c'erano i fotografi quasi esclusivamente editoriali. Ad oggi ho notato che figure come magari un professionale, scusate, come un Belmond di hotel, per esempio sono stato chiamato l'anno scorso per iniziare questa collaborazione di hotel, ma loro sono anche i creatori dell'Orient Express, quindi della Transiberiana, sono delle bellissime cose a livello fotografico, hanno rifatto tutti gli interni di questo treno, e volevano evidenziare il loro prodotto come se stessimo facendo una fotografia di advertising, ma con uno stile di atmosfera editoriale, con un taglio editoriale. Questo mi ha fatto riflettere perché è una richiesta molto molto particolare, molto molto interessante, secondo me anche evolutiva, forse dettata anche dai social da questo punto di vista. Vabbè. Comunque, questo per quanto riguarda gli hotel, mentre invece per quanto riguarda gli altri brand, io collaboro da un punto di vista pubblicitario con tutto quello che è a livello di azienda che c'entra con un discorso casa e design. Indie per cui adesso abbiamo realizzato a fine anno il catalogo per esempio di Fazzini Home, questa settimana realizziamo la Perla, e questo è un mondo molto molto particolare, molto molto differente rispetto già a, nonostante si parli di advertising, rispetto già agli hotel che ho citato prima. E da questo punto di vista, quindi, quando si parla di cataloghi, che è questo, per intendere questo qua, il catalogo di Fazzini, quando si parla di cataloghi, e questa per esempio è un'immagine molto interessante perché potrebbe farci capire già che differenze ci sono tra uno scatto in studio, partendo semplicemente da un limbo bianco, per così dire, non so, studi Mondadori, perfetto, abbiamo sei sale bianche con i nostri flash e i nostri limbo,
facciamo quello che vogliamo, partiamo da bianco. Questo è un primo step della fotografia di advertising. C'è una seconda fotografia di advertising, come vedete in questa immagine, che è in location. Quindi non siamo in una casa, fondamentalmente, o potremmo anche essere in una casa, ma la gestione dell'illuminazione non puoi più farla con luce naturale, cioè perché comunque il prodotto si evince ma non così bene, tra virgolette. Quindi l'atmosfera va mantenuta, se hai il mood da atmosfera come fotografo, ma devi aggiungere anche un'illuminazione che esalti, tra virgolette, non solamente l'abitazione, ma il prodotto, che giustamente deve essere visto da un punto di vista di catalogo, oppure di campagna, semplicemente una campagna pubblicitaria, che sia un catalogo, un cartellone, no? o quello che volete. Qui, per esempio, entrano in gioco una serie di fattori, anche, perché no, anche scenografici, da un punto di vista di illuminazione, entrano in gioco quinte, entrano in gioco flash, entrano in gioco addirittura dei bei connubi sulla scelta stessa della location, che spesso e volentieri, o se non c'è un art buyer dietro, ci sono sempre io come fotografo, insieme sempre a una figura, come abbiamo citato prima, l'art director all'interno di una testata pubblicitaria, qui c'è un art director per aiutarmi e magari creare anche un mood board per seguire un'idea, appunto, di campagne pubblicitarie. Quindi la scelta della location, cosa molto importante. Nella fotografia precedente, parlando sempre di Fazzini, abbiamo questo lucernario molto bello sopra. Puoi andare indietro, Andrea, per favore, di una fotografia? Questo lucernario molto bello. Perfetto. C'è questo lucernario molto interessante che ci getta una pioggia di luce praticamente diffusa già dal vetro, e ci dà un colpo di fortuna, per non dire altre cose, già creato ovviamente, ma reale. Quindi è molto molto interessante come idea di location, che ci aiuta moltissimo dal punto di vista di illuminazione. Quindi la luce principale in questo caso è quella. In secondo luogo, noi possiamo aggiungere dei fill-in di illuminazione che va a perfezionare quello che è il nostro prodotto. Cosa molto interessante invece è quel colpo di luce calda, gialla, tra virgolette, che non rende troppo freddo l'ambiente. Queste, vabbè, sono scelte personali, che vanno un po', si creano un bel connubio tra di loro e vanno a creare una piacevole armonia generale, tra virgolette. Qui entra in gioco anche un'altra figura, che è l'interior stylist, con le quali collaboro, perché ci sono tante figure, tante persone, diciamo, con cui che fanno questo lavoro, quindi per cui tanti professionisti che operano in questi settori, ma è una figura determinante sotto l'aspetto fotografico, quando devi realizzare appunto immagini di questo tipo. C'è anche in un discorso editoriale poco nel discorso casa. Perché? Perché nel discorso casa l'interior design lì ha un po' questa funzione. È una casa che ha fatto lui, la conosce molto bene, quindi si collabora in questo senso. Qui invece, quando si parla di immagine pubblicitaria, l'interior design ha più un appeal da seguire, che deve seguire una figura settica, che però deve seguire il percorso fotografico che stiamo facendo per arrivare a quell'obiettivo che stiamo vedendo male nelle fotografie. Quindi un'immagine molto, molto accattivante, tra virgolette. Ci interessa poco che venga acquistata la fotografia come rivista, ci interessa invece che il prodotto venga esaltato molto bene. Stessa cosa, magari ho inserito anche delle fotografie che io collaboro anche con Loro Piana, sempre del gruppo di cui fa parte Louis Vuitton. Mi ha fatto delle fotografie, tre o quattro fotografie dovrebbero essere presenti, Andrea, all'interno di quelle che ti ho inserito. Abbiamo scattato a Como, a Villa d'Este. Abbiamo scattato la galleria, qui dentro come location è interessantissima, è la Galleria Nazionale, Museo Nazionale di Roma. Ce l'hanno chiuso per un giorno, abbiamo portato dentro i mobili di Edra, i divani, scusate, di Edra, e abbiamo fatto degli scatti interessanti, perché abbiamo unito quello che è un discorso proprio di arte pura con il design del prodotto. Quindi anche questo, ripeto, la scelta della location, laddove non sei semplicemente banalmente in studio su sfondo bianco, cambia tutto. Quindi preproduzione, di nuovo, che entra in gioco, progetto che entra in gioco. Il progetto qui è molto più dominante e determinante rispetto alla fotografia editoriale, ecco. Quindi ci sono anche qua dei fattori da valutare.
Poi altri clienti, anche Panerai, per esempio, quando Panerai mi ha chiamato fine 2018, non tanto per fotografare i loro orologi, ma più che altro per scattare le loro boutique. Le loro boutique perché? Perché dovevano essere esaltate in modo, anche qui, con una matrice editoriale, con un taglio editoriale, esaltando appunto tutte le varie loro boutique. Loro hanno circa 80 boutique nel mondo, siamo partiti da Firenze, Roma, Milano e adesso fotograferemo anche quelle all'estero, perché era molto importante esaltare certi determinati materiali che erano stati sostituiti. Queste erano state realizzate da Patricia Orquiola, dopo sono state cambiate, c'è stato questo cambiamento per cui andava esaltato insomma questo aspetto. Sto facendo scorrere un po', è in ritardo rispetto, io faccio scorrere, poi arrivano in ritardo le immagini, però tanto queste sono giuste, giusto? Non dobbiamo, cioè almeno se volete possiamo farlo, però spiegare tecnicamente come è stata fatta la fotografia o quant'altro, perdiamo più tempo che altro. No, no, però è molto interessante anche il discorso che poi hai fatto prima sul progetto, no? Quando c'è una progettualità, come per esempio il museo, no? Che tu ti sei ritrovato all'interno di un museo a dover dialogare tra design e le opere. Ma come in questo caso del progetto, ti viene proposto solitamente o sei tu a proporre un progetto simile? Allora, se c'è una committenza, possono anche dire tutte e due le cose. Diciamo che dove io propongo è perché è già stato affidato un lavoro. Semplicemente, una volta che c'è il lavoro affidato, magari se non c'è sempre un art director, delle volte c'è la stessa azienda, ci sono dei responsabili marketing, ci sono anche, in Panerai per esempio, c'è un creative director, per intenderci, che fa riferimento a livello globo. Le idee vengono prodotte spesso volentieri insieme. Adesso dobbiamo scattare una campagna pubblicitaria, la facciamo insieme. Io ho scelto la location, lui mi ha mandato un mood board per poter vedere che cosa dobbiamo esaltare insieme, cerchiamo di capire il contesto di riferimento e anche a chi è rivolto, cosa molto importante. Quindi alla fine sono tutti concetti che sono spesso volentieri molto legati con l'essere commerciali e l'essere anche anche il marketing, fondamentalmente, a mio avviso, perché devi interagire molto con le figure di riferimento che rappresentano per te quel brand, prima di interpretare a livello artistico, certo. A livello tipo, cioè la sostanza è anche quella, cioè nel senso, quindi riuscire a interfacciarsi con dei creativi professionisti che non c'entrano con la fotografia, la masticano ogni giorno ma non c'entrano con la fotografia, sono dei creative director e art director, quindi sono cose diverse, vogliono semplicemente esaltare al massimo il loro brand, spingerlo al massimo, quindi, e proporlo nel miglior modo possibile. Quindi ripeto, la scelta della location giusta, la scelta dell'illuminazione giusta per quel brand è molto importante, quindi come lo è anche per lo still life e mille altre settorializzazioni. Ecco, io quello che volevo dire oggi fondamentalmente è che spesso si guarda la fotografia di interni pensando all'impossibilità di lavorare molto con la sola fotografia di interni, oppure veramente molti pensano che la fotografia di interni è legata alla semplice collaborazione con l'architetto o la semplice collaborazione con l'agenzia immobiliare, banalmente parlando, da qualche parte bisogna pur cominciare, e invece no, cioè nel senso, dietro la fotografia di interior e di design, ok, perché anche le collaborazioni con i designer sono molto molto importanti. Nel mio caso, cioè nel senso, io ho collaborato con Fabio Novembre, Paloma Serafini, cioè abbiamo Elena Sanistraro, Cristina Celestino, Philip Stark, senza fotografare mai nulla però di Philip Stark, semplicemente ritraendolo. Io ho avuto occasione di ritrarlo 3 o 4 volte, di cui una nel suo studio a Parigi, e quelle sono dei contatti per il mio modo di essere fotografo, molto importanti, perché ti fanno capire un concetto, che è quello dell'esaltare, ok, il prodotto, ma anche di capire prima chi ha fatto quel prodotto e perché, cosa molto importante, e fanno parte sempre della parola chiamata progetto, sempre. Quindi di non scattare a cavolo, cioè perché quello, puoi avere le competenze tecniche che vuoi, ma se prima non hai certe determinate, non valuti certi determinati aspetti organizzativi, a mio avviso non riesci a produrre con costanza, perché la creatività c'è, ma non c'è sempre, cioè delle volte
la devi andare a cercare. Non ci ho detto proprio nel modo più grezzo possibile, ma vi assicuro che è vero. Indie, per cui, se non l'avete ancora notato, lo noterete quando inizierete a lavorare, tra virgolette. No, sono d'accordo. Tra l'altro, io penso anche che le idee vengono anche lavorando. Lavorando poi vengono le idee, la creatività nasce anche dal lavoro di tutti i giorni. Assolutamente. Quindi... Guarda, vi racconto una stupidata, vi faccio sorridere, ma vabbè. Quando ho scattato per la prima volta, ho fatto, nonostante non sono proprio, non è il mio core business il ritratto, però AD o El Decor, mi sembra, una rivista mi ha mandato 2 anni fa a scattare per la prima volta Philip Starck. Come dicevo prima, Corrado, le tempistiche a livello di magazine sono molto molto serrate, del tipo ti chiamo oggi, dopo domani vai e scatti, mi servono dopo 3 ore le fotografie. Non è proprio così, però più o meno è molto molto tempi molto stretti. Mi è stato detto il lunedì, mi è stato detto venerdì ti va di andare a Parigi che devi scattare 4 ritratti in 20 minuti per Philip Starck. Devono essere 4 ritratti creativi che lo interpretano banalmente. Ok, va bene, nessun problema, scatti. Sono partito alle 6 della mattina, io alle 7 di sera stavo cenando con la mia famiglia a casa. E questa cosa è stata molto molto, esperienza, scusate, è stata molto molto interessante, perché io dal lunedì al venerdì ho pensato, visto che ho parlato prima di progetto e quant'altro, ho pensato a come poter esaltare un personaggio, a mio avviso, molto molto creativo come un Philip Starck, non con un semplice ritratto da guarda in macchina, fammi un sorriso. No, anche prima non era il mood che mi era stato chiesto, quindi 4 ritratti creativi, 4 ritratti diversi che potessero un attimo interpretarlo a mio modo. Ci ho pensato una settimana. Sono preso il mio aereo, sono andato, sono arrivato citofonato al suo fantastico studio, sono salito, mi è stato presentato, c'era lui e sua moglie, che lo segue anche a livello lavorativo, tra l'altro. Cosa facciamo? Mi ha detto, perfetto, allora gli ho raccontato che tutta la mia idea di una settimana di pensiero, le ho raccontato, dobbiamo assolutamente fare questa posa, inseriamo questo prodotto, è fondamentale. Lui banalmente mi ha guardato e mi ha detto, Mattia, non mi piace. Hai visto? Io, immaginati, io 20 minuti, 4 ritratti creativi, ci ho pensato una settimana per uno. Questo mi dice, ho visto il mio specchio che si è frantumato in 4 pezzi. Ok. E non so cosa è successo, però lui mi ha guardato e mi ha detto, cioè praticamente mi ha mangiato con una frase, detto proprio sincero, mi ha mangiato e mi ha sputato. E molto banalmente lui dopo mi ha guardato e mi ha detto, Mattia, no, non facciamo come dici tu, facciamo come dico io, la facciamo così la fotografia, ma mi ha descritto come la volevamo fare, e lì si è vista la mia ingenuità dei miei 30 anni di allora. L'ho guardato e gli ho detto che a me non piaceva quello che voleva fare lui. Io ricordo ancora la faccia di sua moglie nella penombra dietro di lui, mi ha tirato un'occhiata del tipo, ma cosa stai dicendo e perché? Allora, che mi ha salvato è stato, io che ho buttato l'occhio, accanto a lui c'era una maschera stava realizzando per un progetto poi che è stato utilizzato. Una maschera, e ho detto, prendi questa maschera e giocaci un attimo con il tuo volto. Ho provato, gli ho spiegato, è uscita tra l'altro la fotografia che ti ho inserito nella sessione ADV Portrait. Ok, vediamo. C'è una foto con una maschera, con Philip Starck, una maschera dorata. Vabbè, può piacere o no, però ecco, è uscito. E boom, ho scattato questa fotografia, e a lui tra l'altro è piaciuta da morire, dopo quando l'ha vista, però, perché all'inizio secondo me non mi dava un soldo di cacio, e dopo 2 minuti ho visto una sedia e ho detto, vabbè, non posso fotografare Philip Starck che seduto che guarda in macchina, perché l'avranno già fatto tutti. La fotografia seguente infatti è Philip Starck di schiena che non capisci neanche che è Philip Starck fondamentalmente, però è molto interessante come... questa è stata la terza, dove ho detto, ok, perfetto, siediti, ne facciamo un'altra ancora, prendi una mela, sbucciala e facciamo una fotografia. Anche quella è stata mela, tra l'altro, come
quello è stato un concetto un pochino più avanti effettivamente rispetto del guardiamo una mela, però era molto molto interessante e a lui sono piaciutissime queste, non ho inserito la quarta poi. E ho portato a casa queste fotografie in un quarto d'ora, anzi le avevo fatte, mi ricordo che quando in redazione non ci credevano nemmeno perché avevano detto chissà cosa, con cosa arriva, e quindi questo per dire che cosa? Per dire che è fondamentale il progetto, l'organizzazione, deve essere un iter importante, vi svegliate la mattina, dovete pensare assolutamente a progetto, organizzazione, dedizione, non bisogna avere la passione, bisogna avere l'ossessione, quindi questo è fondamentale, e non sono drastico, è così, ma delle volte anche il colpo pazzo funziona, cioè nel senso siamo fotografi, quindi anche quello è molto molto importante, e con le figure giuste, con le persone giuste, indipendentemente dall'importanza o dal nome che hanno, delle volte funziona. Io mi ricordo quando ho visto le fotografie, ma passati solo un giorno o due, mi ha chiamato per ringraziarmi, ma non smetteva più di ridere, quindi perché secondo me ha pensato a quello che a quel quarto d'ora, a quei 20 minuti, ma chi mi ha mandato, ma cosa hanno fatto, e alla fine è andata anche questo, e vabbè, questo era per un attimino anche di questo aspetto che secondo me è molto molto importante, come vabbè qua è ritratto, quindi vabbè, non sto qua neanche a dilungarmi, si parla di qua illuminazione, flash, tutta una serie di cose differenti che c'entrano sempre però sempre su un discorso editoriale con me, e spesso e volentieri sfocia sempre nelle riviste che vi ho già citato. Io collaboro con Alberta Ferretti, extra discorso editoriale, che comunque ho conosciuto perché ho fotografato lei con un ritratto che le ho realizzato a casa sua per Tatler Russia, e da lì ogni tanto abbiamo iniziato a collaborare, ma non per fare le campagne fotografiche dei suoi vestiti e quant'altro. Abbiamo fatto dei servizi fotografici ritrattistici che servivano spot alle varie agenzie, solo semplicemente per quello, però lei ho avuto occasione di conoscerla ed è stata anche quella una bellissima esperienza, sempre nell'ottica ritratto, sempre. Come anche Dean e Dan Caten, prima avevo detto che ho fotografato casa su casa loro, che abbiamo visto uno scatto a livello di interior, qui vedete un ritratto di loro due che li ho fotografati sulla loro scala di casa, e poi ho fotografato anche De Lucchi, sì assolutamente, e la Poelkan, no, ci sono una serie di cose, ecco esatto, adesso vi condivido subito l'immagine così. Eccola, è arrivata l'immagine. Ottimo. E questo sicuramente è il panorama pubblicitario, quindi advertising, ha una fascia molto molto importante in quello che è la mia, perché rappresenta, ripeto, una fetta molto molto importante, e spesso e volentieri almeno nell'ottica proprio marketing, per come l'avevo ragionata io, la rivista è un ottimo canale diffusore per riuscire ad arrivare nel modo più veloce possibile anche ai brand, se ci pensate, perché riuscire a entrare in testate importanti con continuità, perché a fare il servizio fotografico e essere pubblicati quella volta è bellissimo, è stupendo, ma è molto più comune. È un po' più raro invece mantenere delle collaborazioni stabili negli anni, anche addirittura quando cambiano le redazioni, che solitamente quando c'è un cambio di redazione è come se venisse un tornado, diciamo, in tutti i collaboratori, quindi riuscire a mantenere, a star sul pezzo, a mantenere il focus è difficile, ma è molto interessante. Anche interni, prima mi sono dimenticato di citarvi che un'altra rivista con cui collaboro, di Mondadori, è una rivista molto interessante, rispondendo sempre alla domanda della ragazza di prima. Tra l'altro, mi piaceva perché tu prima stavi raccontando appunto il discorso a parte del risolvere il problema all'ultimo secondo, e questo vale per tutti. Per tutti noi, dal fotografo al progettista, agli interni, al designer, allo scenografo, e quindi il sapersi poi anche quasi reinventare all'ultimo momento e cambiare poi le carte in tavola. E però l'organizzazione, questa è una cosa importante. Io e il mio collega Gentili insistiamo tantissimo con i ragazzi sul fatto che davvero c'è una frase che è bravo ma non ha i tempi.
No, è invece... ha talento ma non si impegna. esatto, ok? Ed è una frase bruttissima da sentirsi dire per quanto riguarda poi un professionista, perché è importante invece avere i tempi giusti. Puoi essere il più bravo del mondo, ma se ci metti 15 giorni per una fotografia che hai o per un progetto, qualsiasi cosa sia, tu devi portare a casa un progetto in 2 giorni e tu fai il progetto più bello del mondo, ma in 15 giorni non serve a nulla. Soprattutto ormai 2021, ecco. Perché? Perché all'aumentare del lavoro aumentano giustamente, se sta andando bene, ti aumentano anche le richieste, ma non... aumentare le richieste non vuol dire che i clienti hanno più pazienza, anzi, solitamente se ne fregano altamente da questo punto di vista, anzi, delle volte dicono, ok, penso che tu sei molto bravo a fare questa cosa, voglio e mi aspetto il 120 rispetto a un 100 magari che potevo aspettarmi dal tuo... dal fotografo precedente, tra virgolette, quindi è molto molto importante, e più si alza la qualità del cliente, quindi si alzano i brand, più il cliente stesso è già abituato a un livello qualitativo, estetico alto, quindi cioè nel senso bisogna cercare quella per dare la svolta, quel punto in più che può aiutarci a mantenere il cliente. Anche questa è molto importante, non è importante solamente arrivare a un cliente, è ancora più importante mantenere il cliente, perché avere 300 clienti che durano un servizio fotografico non è il mio stile, cioè nel senso è molto più importante a mio avviso averne magari anche la metà, ma riuscire a mantenerli nel tempo, e se proprio alziamo il livello della clientela. E banalmente quello che ho riscontrato per quello che è la mia età, quindi io non ho 60 anni, cioè nel senso non sono un fotografo che ha 30 anni di operato, io ho 10 anni di operato, ma perché ho aperto partita IVA a 22 anni, quindi per cui cioè, è molto differente, quindi per cui il modo più rapido per arrivare a certi brand a mio avviso è la rivista, è riuscire ad arrivare a un target di fascia 1, quindi un target le riviste che ho citato prima nel mio settore, fascia 1, è come se in moda si arriva a Vogue, ok, perfetto, arriviamo a Vogue, arriviamo a Numero, stai tranquillo che molto probabilmente alcuni brand ti chiamano se ti vedono per 48 mesi sulla medesima testata, anzi o su più testate di questo livello, perché vuol dire che il tuo nome da sconosciuto inizia a diventare un nome conosciuto, che non vuol dire, oh mio Dio, siamo famosi, vuol dire, ok, potrebbe essere che a questo ragazzo possiamo dare un'occasione, perché c'è già stato chi ha fatto il primo passo, che ha dato un'occasione in ambito magari editoriale. Però l'editoria, per quanto stia da anni, stia soffrendo in certi determinati settori, se non in tutti, rappresenta ancora un punto cardine della comunicazione del professionista. E spesso molti questo lo sottovalutano tantissimo, perché una rivista, a mio avviso, è molto, molto, è molto importante come canale di diffusione. Se pensate, se chi paga per andare su una rivista, noi se siamo bravi, siamo fortunati, siamo pagati per essere su una rivista, e al tempo stesso è il nostro veicolo di comunicazione nel tempo sui brand di prima fascia. Quindi dovrebbe essere la prima... il primo canale, domani tutti a mandare mail su scherzo, no, però quindi questo è il punto finale. Il punto prima, a mio avviso, è fare il focus sul settore che ci interessa, poi passerei a livello editoriale, fare il focus nel settore, nella rivista che ci potrebbe interessare, che è più nelle nostre corde, e interpretare, sviluppare al meglio il messaggio e provare a proporre. Quindi quello è molto importante. Mi ricordo all'inizio, 10 anni fa, mandavo mail a random, cioè nel senso facevo telefonate, mail e quant'altro, magari, che il provarci non è una brutta strategia, perché impari, quindi non è una cosa sbagliata, ma avere un metodo anche banalmente da quel punto di vista lì è determinante, per quello che è la mia esperienza. Poi la fortuna è altrettanto determinante, ma non... penso che nessuno ti aiuti, giusto? Sì. Mattia, invece volevo invece portare un po' poi l'attenzione anche sul percorso che tu trovi quando vai a fotografare poi un interno. E qua mi collego un po' anche ai miei studenti, e a un'attitudine che è anche molto
alla fine cinematografica, poi ne parleremo magari poi nelle prossime lezioni che faremo, ma alla fine tu crei proprio dei set dove le persone, anche se non sono presenti, sono assolutamente evocate. Diciamo, tu dicevi l'occhiale, può essere un libro. Ecco, com'è che ti approcci, cioè ti immagini delle storie, costruisci dei racconti, insomma, come ti approcci a questo percorso? E che tra l'altro, ecco, poi ricordo appunto ai miei studenti che qua siamo molto vicini all'ambientazione cinematografica. Ecco, poi vedremo magari poi nelle lezioni successive alcuni esempi, ma è questo. Ovviamente stiamo parlando in questo caso di case molto belle, quindi quelle che si chiamano le case dei ricchi, per capirci, ma molte poi scene cinematografiche sono ambientate anche in situazioni ovviamente di questo tipo, come in dimore storiche o situazioni di questo tipo. Come Io. ti raffronti con il personaggio che le abita, ne evochi un altro, anche perché poi spesso è un personaggio anche reale, può essere lo stilista, può essere il manager, insomma. Assolutamente. Allora, poi il dialogo è molto importante. E delle volte il proprietario di casa ci mette tanto del suo, quindi è molto importante anche capire e fare due parole anche col proprietario stesso spesso e volentieri ci sono anche dei pezzi d'arte molto importanti, magari ok il design, ma anche l'arte è molto importante, quindi riuscire a capire anche e vedere, conoscere anche dei pezzi d'arte che magari altri schivano, non riconoscono, guarda un fontana, non l'ho neanche visto, aspetta, a livello fotografico magari poteva uscire un 80 mm della Madonna se solo riconoscevamo che quello era un fontana, per intenderci, quindi anche quello è molto importante e per le riviste quello è determinante, infatti, conoscere. Ma altre volte, per esempio, io mi accorgo che il proprietario di casa lascia fare tantissimo anche all'interior design, cioè magari dà due o tre input a livello quando lui deve fare un lavoro in certe determinate dimensioni, situazioni, è l'interior design che si crea un mondo che poi riproduce per il proprietario di casa. Quindi a me interessa tantissimo, forse soprattutto, dialogare con lui, perché è lì che riusciamo ad avere un power up in più, diciamo, perché lì riusciamo a costruire prima di tutto anche con chi scrive il pezzo, tra parentesi, quindi dare un titolo, avere purtroppo non ho postato tutte le foto, non ho postato solo qualcuno, ho sbagliato, ma se ve ne inserivo qualcheduna perché c'erano degli esempi interessanti da questo punto di vista. Per esempio ero in Sicilia, abbiamo scattato una casa molto bella, c'era questo colpo di vento, sembrava. Ho fatto uno scatto, questo colpo di vento molto teatrale, molto mosso, però era molto interessante. Ha preso una pagina di un articolo molto bello e mi ricordo che chi ha scritto il pezzo ha detto: sembra la casa dei fantasmi, dobbiamo assolutamente farci una storia da quel punto di vista lì sulla casa dei fantasmi. No, purtroppo qua non c'è. Ah, non è questa, no. No, questo è un altro, questo è il Palazzo del Libro. C'era proprio un'altra casa ed è uscita una fotografia, un percorso che tutta la casa, molto scura, con forti colpi di luce, molto teatrali da un certo punto di vista. E la casa era un po' così, anche un po' il proprietario di casa era così. Però alla fine il servizio fotografico è stato scattato insieme a chi ha scritto il pezzo, tra virgolette, ma anche concretamente, e questo ha aiutato tanto a livello di interpretazione, a livello di relazione. Quindi il fattore umano è molto importante, secondo me, perché a differenza di quando fai una campagna pubblicitaria, sono due cose molto differenti, no? Hai il discorso cinematografico, come hai detto tu, vabbè. Che ci sta, grazie, è quasi esagerato, però è vero. Ci sta molto di più con il redazionale piuttosto che quando sviluppi un progetto pubblicitario, perché il fine è molto differente. A livello redazionale puoi fare un po' quello che vuoi, quindi quello è molto. Una volta che c'è la fiducia, devi aver capito il pezzo, sei tu che vieni premiato se la cosa funziona, se rispondi al 100% se la cosa non funziona, ecco, banalmente. E quindi è molto rilevante. Poi ci Io sono tra dei. l'altro questa cosa che diceva Andrea la rivedo molto anche nel discorso delle tue immagini di hotel, luxury hotel, per esempio. Guarda, adesso ne condivido una perché proprio appunto pensando al discorso che faceva Andrea prima, questa è interessantissima perché qui
qui ci sono, qui i personaggi ci sono della storia. Ok, non ci sono, ma ci sono, perché giusto Andrea, correggimi se sbaglio, se ero un po'... No, no, infatti, assolutamente. Cioè, è quello che intendevi dire, no? È cioè, successo abbiamo... qualcosa, ci sono due persone che bevono, un aperitivo, c'è cioè, una borsa dimenticata. So, probabilmente femminile, quindi... E qua è pubblicitaria, tra virgolette, come cosa, no? Cioè nel senso, magari qua proviamo, carichiamo un attimino sull'atmosfera... ma non ce l'hai proprio l'atmosfera pura. Se quando io parlo di atmosfera pura, magari so che c'entra poco, però se apri la cartella art, quindi discorso un po' artistico, quello secondo me è atmosfera pura da un punto di vista fotografico. Ce la fai, Andrea, per favore? Certo, sì, sì, sto aprendo, vediamo se... Vai a vedere un po' più la prima foto che vedi di queste, ti accorgi che subito hai un'altra emozione, no? È molto meglio. È arrivata? Sì. Più ecco. Sofisticata, wow, dici, oh, carina, bella. Cioè, nel senso, ti dà... E del, a livello cognitivo ti dà delle cose, delle sensazioni differenti. Sembra che non stiamo pubblicizzando qualcosa, sembra che l'abbiamo fotografato perché ci piaceva quell'ambiente lì, tra virgolette. Quindi questo invece è un'altra cosa ancora, ha a che fare con dei, proprio qua siamo nel pieno del progetto, nel pieno della creatività, della sensazione artistica. Queste sono, sono stampe che vanno poi vendute all'interno di abitazioni, quindi sono cose differenti, è un altro mondo ancora, ma di fatto c'entra ancora con il ramo dell'interior design, quindi l'ho inserito anche per questo. Non sono non devono essere solo foto belle e basta, ma anche da poterci vedere un qualcosa in più, tra virgolette. E sì, qua c'è secondo me un effetto anche un po' teatrale, da un certo punto di vista. Poi certo, qua non c'è allestimento, qua è tutta sensazione, tra virgolette, quindi è una cosa... c'è la luce che è molto scenografica, dal mio punto di vista. Sì, e c'è un racconto, questa prospettiva centrale comunque. Direi che c'è un fil rouge comunque, sono tutti ambienti completamente differenti nel mondo, ma... c'è sempre quel fil rouge che le può accomunare con un certo punto di vista, quindi che estetico magari, però. Ecco, nel frattempo, anche se qualche poi studente vuole fare delle domande, ovviamente, ecco, noi stiamo chiacchierando con Mattia, che è molto disponibile, ci sta raccontando un'esperienza professionale molto importante. Ecco, insomma, voglio dire, ha parlato di Philip Stark, insomma, penso che più o meno sappiate tutti chi è, cioè, insomma, nei libri di storia del design e dell'architettura ormai, insomma, ecco, poi anche gli altri poi che abbiamo visto, ecco, per cui insomma sono personaggi sicuramente di calibro molto grosso, e anche la, cioè, Interni ad esempio che tu hai nominato, una rivista storica per quanto riguarda la storia proprio dell'interior design, e anche ovviamente per chi fa lavoro poi scenografico di ricostruzione, sono riviste fondamentali quando io devo andare a trovare suggestioni per ricreare un mood, ricreare un'atmosfera, ricreare poi un percorso. Poi a lezione magari vedremo qualche esempio proprio anche più strettamente cinematografico, anche se poi ognuno di noi le può ricostruire. Ad esempio l'albergo di lusso è protagonista di centinaia, di migliaia di prodotti cinematografici, ma anche teatrali, come ambientazione, la stanza d'albergo, ecco, è un proprio cliché, insomma, dell'ambientazione assolutamente fondamentale proprio nella storia dello spettacolo, insomma, per capirci. Io prendo le suggestioni ovviamente che mi vengono vedendo le tue immagini, le condivido poi con i clienti, insomma, che poi ci ragioneremo insieme. Per cui se qualcuno vuole chiedere qualcosa, forse... Sì, io c'è... vedo che ci sono già delle domande, c'è un Francesco Antonio. Esatto. Che ha delle domande. Salve, io più che una domanda avrei una curiosità per Mattia. Vedo molto nelle sue foto questo utilizzo della tecnica, diciamo, del... riquadrare, del cercare con l'occhio quello che magari non si nota subito, che è l'ambiente proprio fisico che c'hai davanti, ma anche un qualcosa di sfondo che può raccontare, come dice anche lei, qualcosa di più. E niente, volevo sapere solo, la mia domanda era se era proprio il suo stile o comunque un... come dire, una tecnica molto utilizzata da voi nel mondo del design o comunque dell'architettura. Ma allora, ciao. Allora, innanzitutto tutte le fotografie che vedi sono
rappresentano quello che è il mio stile da fotografo. Va detto che il bello della fotografia di interni, come più o meno ve la sto facendo vedere, io, che se chiamate un altro professionista che lavora per le medesime testate, vi farà vedere lo stesso ambiente in tutt'altro modo, da un certo punto di vista. Quindi, una volta che hai, se magari intendevi dire se siamo un po' legati alla comanda, tra virgolette, che viene detta dalla rivista, da un certo punto di vista la risposta è no. Cioè, la rivista dà un mood del tipo, oh ragazzi, ci serve questo appeal in questo servizio fotografico, interpretatelo. Cioè, nel senso, quindi quella è la figata, secondo me. Cioè, nel senso, quello è il bello del mio, mi permetto di dire che è il bello del mio lavoro, perché hai, non ti chiameranno per dire cavolo, però la tovaglia doveva essere stirata un attimino meglio, non è pubblicità, quindi qui la puoi gestire come vuoi tu, e sì, ti devi fare anche un bel film in testa da un certo punto di vista, e sicuramente le inquadrature che ne derivano non devono essere mai scontate, tra virgolette. Questo, ripeto, fa un po' strano dirlo perché è molto soggettivo, però cerco sempre di non fare mai inquadrature che so che possono fare a priori la prima persona che entra e vede quella casa. Ed è estremamente sbagliato pensare che se una casa è bella vuol dire che è ovvio che esca bene. Come mi permetto di dire, è sbagliato pensare che se una ragazza o un ragazzo, un modello, una modella sono belli, fai una foto, è ovvio che esce bene. No, non è assolutamente vero. Anzi, forse nell'ambiente in tiro è ancora più complicata questa cosa. Se vi mettete con l'occhio in macchina, come avete già fatto, e vedete un interno, riuscire a andare un po' oltre è molto complicato. Cioè, nel senso, ma non lo dico perché uno è bravo, uno non è bravo, è solo per dire che effettivamente cercare di vedere in un modo diverso, pur però mantenendo certe determinate coerenze, certe determinate sensibilità di inquadratura, richiede magari io stesso all'inizio, quando facevo un servizio fotografico, per tirare fuori qualcosa di decente ci mettevo una giornata. È capitato ancora che ci mettessi 2 ore recentemente per fare un servizio fotografico, senza editing ovviamente, è pochissimo tempo, spostando anche determinate cose. Quindi vuol dire che se fai una produzione di 30 fotografie in mezza giornata, secondo me stai andando forte, stiamo parlando di un redazionale, quindi c'è, nel senso, va su una rivista, sono magari 10-12 pagine, quindi devi dare anche delle selezioni, quindi devi scattare magari anche qualcosina di più. Però non ci sono mai delle costrizioni, ecco. È il bello, secondo me, di certe, a livello editoriale, cosa di quando funziona, lavori per certe testate a livello editoriale, secondo me è interessante quello. Tra l'altro, scusami, prego, però un'altra domanda. No, correggimi se sbaglio, poi anche certi cliché sono anche un po' desueti, insomma, con l'immagine di qualche decennio fa della casa di lusso, quindi che doveva avere per forza l'imprenditore poi fotografato in una maniera, nell'angolo, il sole 24 ore messo, cioè da certe cose ci si è anche, tu giustamente hai detto, siamo nel 2021, si è anche fatto qualche step in più sulla creatività, sull'interpretazione, penso, insomma, mi sembra di aver capito anche dalle fotografie. Quello sì, poi dipende chiaramente anche dalla testata, se ti chiama il sole 24 ore magari si aspetta un certo determinato mood, chiaro, magari, perché anche lì delle volte tornando a prima, Philip Stark, tra virgolette, se fotografi la casa di Philip Stark e fai un ritratto a Philip Stark, lui stesso non è un modello, ma è molto abituato a essere fotografato. È molto più complicato quando devi fotografare delle persone, è vero che sono a casa loro, quindi, però è molto più complicato metterle a loro agio a livello fotografico. Potrebbe essere un pochino più complicato fare la fotografia diversa da un certo punto di vista. Quindi relazionandole per di più, perché sei lì per quello, relazionandole per di più con casa loro. Quindi e su quello mi sento di dire che quando devi fotografare dei designer, magari anche abbastanza famosi, che sia l'orcuiola della situazione, come ho detto prima, Fabio Novembre, sono molto abituati a essere fotografati, hanno addirittura la loro posa canonica, e lì allora è per quello che delle volte nella tua testa devi pensare, ok, devo fare qualcosa di diverso, non posso fare quello che hanno fatto tutti. Cioè, se trovi davanti David Bowie, cosa fai? La fotografia, guarda in macchina e fammi un sorriso. No, cioè, quindi devi pensare a un qualcosa che ci sia a livello di interazione, conoscendo la persona che ha fatto questo, il percorso che ha fatto, perdonami. Quindi quello è molto importante.
Sì, tra l'altro ti ringrazio per la risposta, perché è anche un argomento nostro di discussione il fatto che tu dici entri un ambiente, anche noi quando ci ritroviamo a fare video con i ragazzi, entri un ambiente e poi tu lo guardi attraverso, filtrato attraverso la camera, ed è completamente un'altra cosa, cioè dopo... Completamente un'altra cosa, hai perfettamente ragione. Come se lo guardi, se lo stesso ambiente lo guardi con un 35 mm o con un 50 mm. Esatto. Mette diverso. È vero che con 35 sembrerà più grande. Esatto. Il famoso esempio del grand'angolo delle agenzie immobiliari, perché tu hai fatto... Più ordine. Esatto. Anais, hai una domanda? Cosa ti dice? Prendimi dal lato che sembro più alta. Anais aveva una domanda, che è una ragazza di scenografia. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, più in realtà non una domanda stilistica, ma una domanda a livello di formazione, perché volevo capire un attimo come è entrato in questo mondo, insomma, di brand comunque molto importanti, che prima ha citato il fatto che a 22 anni ha aperto una partita IVA, e volevo capire poi come si è buttato, insomma, come ha iniziato. Allora, post accademia, ho deciso di affrontare un percorso con una casa editrice, tra l'altro bresciana, che magari lo conoscete, le case di Elixir. Avevo iniziato con il direttore, che è ancora mio amico, Michele, mi sono semplicemente proposto, ho detto proviamo a fare un servizio fotografico, e avevo fatto vedere qualcosa che avevo scattato personalmente in giro a mie spese per case esterne, interne, e mi ricordo ancora che avevo proposto una cosa che con una certa spavalderia, lui mi ricordo che mi ha sorriso e ha detto dai proviamo Mattia, facciamo qualcosa insieme, mi sono piaciuto e abbiamo iniziato. E allora lì ho fotografato tante case, al di là bella, brutta, tante case, e lì mi è servito tantissimo come formazione, come apprendimento proprio di esperienza. Ho capito che in certi determinati settori devi proprio studiare, e non basta ancora oggi si studia. Quindi quello è molto importante. Dopo, chiaramente, come in tante cose, c'è un inizio, c'è una fine, e ho deciso di provare a vedere cosa c'era oltre Brescia. Però al tempo stesso ho provato anche altre tipologie. Cioè non è che in accademia ho deciso che io farò il fotografo di interior, cioè no. In realtà io addirittura, adesso mi fate pensare, finita l'accademia, prima del discorso magari anche editoriale, ho anche iniziato a seguire dei fotografi in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. Mi ricordo anche, sono stato anche assistente con Christian Filippini, e abbiamo seguito anche lui. Dopo ho seguito Marco Palumbo, un altro fotografo, che qua ci spostiamo addirittura in moda. Sono stato anche a Londra da David Sims, e quello sicuramente mi ha dato una bella formazione, credo, da un punto di vista di illuminazione. Quindi molti fotografi di interni banalmente non si sanno accendere il flash, ma a livello di illuminazione ci sono delle, a mio avviso, mi permetto di dire, magari alcune carenze, magari un ritratto li fanno a luce naturale. Sì, ok, va bene, però è molto importante magari trovarti in determinate situazioni dove sai gestire anche l'altra tipologia di illuminazione. E ripeto, questo è stato un primo approccio. Poi a livello editoriale mi sono staccato da quello che erano le case di Elixir, e mi sono portato a fare un po' mente locale su quello che conoscevo, su quello che sapevo fare, su quello che era la mia età, e pensare di dire ok, perfetto, facciamo un ulteriore salto, un ulteriore vuoto, e pensiamo a che riviste editoriali, per ora in Italia, perché sono in Italia, potersi proporre, e soprattutto in che modo. In modo molto banale, ragazzi, ho preso una rivista che a me piaceva, anzi ne ho prese tre o quattro, ero già abbonato ma l'ho ripresa, me le sono sfogliate e ho guardato una cosa molto interessante, a mio avviso, e ad oggi mi sento di dire che è stata una cosa anche intelligente. Ho sfogliato gli interior design che costantemente c'erano all'interno di quella testata dove io volevo andare. Ho alzato la cornetta, non ho chiamato la rivista, ho chiamato l'interior design. Posso lavorare con te? Possiamo fare una collaborazione? Dove sei? A Verona? Milano? In Sicilia?
in Puglia? Bene, vengo. Mi dai un'occasione, fotografiamo questa casa? Ok. Lui l'ha vista, lui, lei l'hanno vista, abbiamo fotografato una casa e improvvisamente a una redazione sono arrivate delle fotografie mie, fotografo sconosciuto, di un interior famoso. La redazione manco le ha guardate, se n'è fregata altamente. Allora ci ho riprovato con un altro ancora. Quindi capite bene, se una redazione collabora con 15 interior design, non sempre, ma hanno una certa costanza, notate che negli anni hanno una certa determinata costanza, e voi non siete entrati in quella redazione lì, ma siete riusciti a fotografare 14 progetti di 14 interior design diversi che collaborano su quella redazione, con quella redazione, vuol dire che la redazione in un anno gli arrivano 15 vostri servizi fotografici di 15 professionisti differenti. Se per di più avete anche un po' manico e la cosa funziona, tipo, aspetta un attimo, questo magari è anche bravo, un attimo vi guardano, qua, se non per la qualità, per l'intraprendenza. È bello, bello intraprendenza, è interessante perché è fondamentale. Filippo, scusami, avevi... Sì, una domanda, solo perché cerco di riportare, visto che io avevo detto prima, siamo del corso di graphic design e in parte... Trovo che ci siano veramente tante cose interessanti a prescindere dalle discipline, ovviamente. E allora mi ponevo una domanda, ovviamente, sulla questione, diciamo, fotografica, nel senso di come tu, quanto, diciamo, puoi alzare la voce nel momento in cui è finito lo scatto, cioè al di là della post-produzione, al di là di tutto quello che può essere l'editing che, diciamo, sappiamo può subire una fotografia oggigiorno, vuoi per gli strumenti digitali, quanto in fase poi di pubblicazione, nel momento in cui chiaramente collabori con delle riviste, puoi, diciamo, alzare la voce per quello che è l'aspetto, diciamo, di invasione dato dai testi, dalla grafica, da un semplice puntino che viene aggiunto, cioè capire quanto magari, ripeto, sentendolo dalla tua voce e girandolo quindi ai miei allievi e anche agli altri, quanto, diciamo, puoi magari aver progettato in una fotografia a perdere o a garantire invece uno spazio adeguato, sapendo già che probabilmente in quello spazio ci sarebbe stata una didascalia piuttosto che il brand stesso se va in copertina. Immaginiamo proprio banalmente l'immagine di copertina, che è la più emblematica. E quindi questa è una. Poi ho un'altra domanda molto veloce, le dico insieme, tanto sono, penso, facile da ricordare, sempre sulla questione del tempo, diciamo, di progettazione e quindi poi di lavoro successivo. Quanto invece, visto che ne hai parlato prima, quanto adesso, vista la situazione, ahimè, malefica in cui siamo e in cui probabilmente rimarremo per un po' di tempo da qui al nostro futuro che cambierà, se realmente quella gestione del tempo che dicevi essere così lampante e fulminea nell'esecuzione, di cui sono assolutamente, diciamo, consapevole e concordo che l'esecuzione debba essere istantanea, diciamo, però quanto magari invece da parte di redazioni, o se certe redazioni o certe persone che collaborano con te stanno incominciando a percepire il tempo come una variabile su cui riportare un'attenzione di un certo tipo, così da poter dire, bene, se prima ero abituato a fare le cose di fretta, anche se poi molto bravo ad agire in un tempo molto immediato o dovevo, forse adesso il tempo è diventato un'altra cosa, quindi quanto possa incidere, no, sulla tua fase di lavoro, che di sicuro considera molto il tempo, al di là della luce, no? Tempo di esposizione, sto parlando, o tempo di disponibilità di luce sul set. Anche questo... okay. Allora, partiamo dalla prima. Allora, questa è una bella domanda. La prima è una bella domanda per il semplice fatto che è quella che più mi ha messo in crisi, tra virgolette, il discorso, la collaborazione con chi realizza testi, ma ancora di più la grafica, con l'art director da un certo punto di vista, perché i margini, cioè nel senso, cioè tutto quello che compete, io ho sempre avuto l'idea di dover dire, ok, perfetto, io la fotografia la vedo così, cioè nel senso, perché devo tenere tre centimetri in più sulla destra di margine, perché quando la vedo così, tutti dicono, Mattia, ma dammi più margine, che se no non ce la facciamo fare la copertina, diventa inutilizzabile. Ma non va bene, perché a me non piace, mi rovini la fotografia, però... Adesso questa cosa l'ho un po' limata e anche tanto, però all'inizio ti assicuro che più che dire io erano le orecchie che mi venivano tirate, nel senso, no Mattia, cioè, nel senso, guarda che hai fatto magari uno scatto da paura, però cioè, manca, certo. Non è, sai,
da un punto di vista grafico, tra di noi c'è sempre un'interazione meravigliosa fino a quando si lavora. Cioè, nel senso, che fa ridere. Giusto, esattamente, infatti è lì che... Poi però alla fine, no, io devo fare un lavoro da 100, no, tu lo devi fare da 100. E è molto bello, però è sempre è molto motivante, quello sì. E come dicevo anche a Corrado all'inizio, i momenti più belli, a mio avviso, quando ho realizzato questo libro è stato magnifico, perché poter lavorare in diretta sinergia. Perché il segreto un po' è anche quello, perché delle volte chi sviluppa la grafica di un prodotto, di un processo, si trova con delle immagini che sono già state scattate quando lui deve ancora realizzare l'idea. Cioè l'idea, deve ancora l'impaginato, quindi anche in editoria molto spesso purtroppo è così. Quindi e dall'altra parte mi ritrovo a dover fare delle realizzazioni fotografiche avendo un mood di quello che potrebbe essere lo stile, ma non sapendo che la foto A andrà messa in pagina B. Quindi questo potrebbe creare degli squilibri e contrasti dopo, da un certo punto di vista. Quindi alle volte anche io dico, sì, ok ragazzi, margine destra, margine sinistra, ma non posso scattare con un 35 mm quando, cioè, estremizzando le cose ovviamente, sì. Cioè non posso stare esageratamente aperto in certe determinate situazioni quando il bello è il chiuso di riuscire a fare certi determinati, a rendere certe determinate atmosfere. Quindi anche questo è molto, molto importante. E il poter unire le due cose, e guarda caso, queste due cose qua, quando è che si uniscono? Mi collego alla tua seconda domanda, col tempo. Cioè nel senso, quando tu hai poco tempo a disposizione, questa cosa che ti sto dicendo si viene a creare continuamente. Cioè nel senso, perché non ci abbiamo tempo? Perché chi magari sviluppa la grafica di un prodotto o quant'altro non viene durante un servizio fotografico con un computer o un catalogo acceso, sta lì 2 giorni, difficile, molto molto difficile. Certo. Che venga l'art director e dopo venga sviluppato. Sulla questione tempo, oltre a questo c'è anche da dire che... più che la tempistica, appunto il tempo, intesa proprio come spazio temporale, con quello che è successo, con quello che sta succedendo, sicuramente ha subito un'ulteriore variabile. Prima non è che io non ho mai, cioè nel senso non vorrei essere stato non frainteso, però è molto importante, cioè veloce non vuol dire bravo. È molto importante questo, nel senso che se riesci a essere anche veloce in determinate situazioni, quali? Se sei all'interno di una casa e ci sono dei proprietari di casa, magari anche molto anche importanti, non dico che non vogliono averti tra i piedi, però ok, va bene, ti lascio usare casa mia, molto, molto banalmente parlando, e tu ci stai 3 giorni. Cioè, ok, può essere in tema fino a un certo punto, quindi essere veloci... Si chiama occupazione poi quella. ed essere comunque sia... attivi, presenti, anche nel ritratto questa cosa è molto importante, quando hai a che fare con persone che sono abituate a essere ritratte fino a un certo punto. Io mi ricordo quando ho fatto la copertina di AD Italia, a Garage Italia, con la Poeca, Michele De Lucchi e Carlo Cracco. Io mi ricordo ancora che questi avevano 3 minuti di tempo e io dovevo fare 5 cover differenti in 3 minuti, cioè, alla fine sono stati 5, però quando hanno visto che ci ho messo ancora meno, erano contentissimi, certo. Poi però dietro avevo l'art director che mi diceva, sì però Mattia, cioè nel senso devi fare un risultato che devono uscirmi 3 alternative di copertine perfette, che vanno bene a me. Quindi per cui devi sempre giocare su questa cosa. Quindi per forza che col tempo devi diventare anche veloce. Però è una velocità che fa parte della produttività, tra virgolette. Quindi... è un aspetto molto molto importante, ecco. Quindi, però anche lì, come hai fatto vedere anche le fotografie di prima, Andrea, progetto, cioè io solitamente quando mi chiedono velocità io chiedo precisione, cioè nel senso devo essere veloce a fare una cosa, progettiamo molto bene prima, organizziamo molto bene prima, allestiamo prima i flash prima di fare certe determinate cose, io devo sapere già cosa sto facendo, se in 3 minuti devo farti 3 fotografie, vuol dire che io devo essere già a posto su tutto. Certo. E questo a livello organizzativo e a livello progettuale, addirittura io in questo caso avevo chiesto addirittura anche, va bene, le variabili, però definiamo prima addirittura come posizionare i personaggi all'interno delle inquadrature, che mi avevano guardato come dire sei pazzo, e invece però avevo ragione. Cioè non per merito, però avevo avuto ragione, perché non puoi fare 3 fotografie in 3 minuti pensando di fare delle super fotografie. Cioè devi pensare prima a cosa stai facendo, quindi per cui il metodo, ecco, è fondamentale, è la base per far uscire
qualcosa di interessante. Poi, se è perfetto il metodo, magari in quel minuto è anche l'agio di metterci la creatività. Quindi, vabbè, metodo e fantasia e creatività è ovvio che poi sono la base un po' di, no? Di quello che è un punto di partenza. Dopodiché la velocità la organizza in base anche a quello che è la tua preparazione. Questo è fondamentale, no? Vero. Assolutamente. Io volevo ringraziarti, non volevo farti una domanda, volevo ringraziarti e anche fare complimenti veramente per la tua vita professionale e anche come hai esposto oggi con i ragazzi, perché hai fornito un ventaglio di punti di vista sotto ogni aspetto, hai toccato, diciamo, quello che è il tuo lavoro e quindi non è stato necessario farti ulteriori domande se non quelle che ti hanno già fatto i miei colleghi, che sono già state molto esplicative, insomma. Grazie. Potremmo dire che l'autorialità e il metodo, quindi l'autorialità che puoi essere sempre pronti a fornire, a creare un lavoro che comunque va a confermare, va a sottolineare la tua firma. Questo è importante, no? Quindi io credo che poi alla fine è quello che ti deve sempre trovare e sviluppare in modo molto chiaro quello che è, diciamo, la tua idea, no? Che è sempre in evoluzione e che inevitabilmente deve essere sempre pronta a questa idea. Ed è il motivo per cui ti chiamano. È fondamentale questo aspetto, com'è? È il motivo per cui ti chiamano. Esatto, è il motivo per cui ti chiamano, dopodiché esce tutto il resto. Sì. Questo è fondamentale, insomma. E ti ringrazio, insomma, di questa cosa. Grazie. Grazie, anzi mi spiace che non sono abituato a esprimere spesso questi concetti, sono una clienti, quindi sono, magari ho fatto un po' di casino, mi spiace, però. È stato molto chiaro e credo che anche gli studenti stessi che hanno partecipato al tuo intervento abbiano avuto tanti spunti di... E anche chiarimenti, insomma, perché io credo che sentire un professionista, soprattutto vicino anche alla loro età, che in poco tempo è riuscito anche ad iniziare ad affermarsi, perché poi il viaggio continua, no? Come dici tu stesso, continua ad avere una sua evoluzione, e è bello anche questo, anzi, soprattutto questo, che ci porta, no? A stimolarci e quindi anche a migliorarci sempre di più. Quindi no. Secondo me tutto proprio, non hai fatto nessuna confusione, anzi tutt'altro, è stato piacevole. Credo che c'è ancora una studentessa sempre del nostro dipartimento, Anna Prandini, che voleva farti una domanda, se ci sei, Anna. Sì, eccomi. Avevo una domanda in realtà più generica, perché comunque siamo qui studenti e professori di diversi ambiti. Una domanda che in realtà sto facendo non solo a chi è del settore artistico, ma in generale a chiunque io incontri, è come si trova l'ispirazione in un momento di quarantena, perché personalmente nei nostri progetti abbiamo avuto, vabbè, parlo per me, però abbiamo avuto un po' di difficoltà in certi momenti, perché magari l'ispirazione non veniva subito, magari essendo chiusi in casa. C'è chi ha trovato comunque una soluzione, uno svincolo piuttosto che un altro. Volevo chiedere appunto lei che cosa ha trovato, se ha trovato qualcosa che magari è in cerca. Okay. Ma allora, ciao Anna. Il discorso è... Allora, più che parlare di ispirazione, magari direi che è fondamentale, torniamo anche a parlare di come organizzare le idee, cioè nel senso, quello che è successo l'anno scorso e sta succedendo ancora quest'anno comunque, ha cambiato certe determinate dinamiche a nostro sfavore, almeno a sfavore di molti, di tutti quelli che... escono di casa per fare un lavoro, fondamentalmente, al di là dell'online, tutta una serie di situazioni. Questo ha comportato, secondo me, e comporterà una serie di
anche di evoluzioni, non per forza di involuzioni, di evoluzioni, ma soprattutto per quanto concerne, ti faccio un esempio, quello che è un discorso personale anche dell'anno scorso, per esempio, che è anche un paradosso, tra l'altro, però partiamo per gradi. La prima cosa che ho, il primo problema a cui ho dovuto affrontare a causa della pandemia, anche abbastanza vicino all'inizio della pandemia, è stato nel mio lavoro, è stato all'inizio uno slittamento, poi la totale, il totale rimando, tra virgolette, del salone del mobile. Lì io sviluppo, ma anche tutti i fotografi che fanno il mio settore sviluppano le basi sia fotografiche, ok, di contatto, ma soprattutto anche quelle realizzative iniziali per poi andare alle realizzative secondarie per dei servizi fotografici. Si scatta assolutamente di notte e si iniziano a fare dei cataloghi, ok? I brand sono importanti, i budget sono altrettanto importanti, cancellati dal giorno alla notte. E questo è, per l'amor di Dio, si vive lo stesso perché ci sono anche altri clienti e tutta una serie di cose. Poi quest'anno ho anche acquisito, come ho detto prima, Belmond, Four Seasons. Se ci pensate, sono tutti brand, ok, luxury, ma stiamo parlando di travel, hotel, dovrebbero essere le strutture più in crisi. E invece, guardate il caso, quando parliamo di brand di alta fascia, sono le strutture che investono, aspettano il momento, per questo momento di devastazione, per investire. Four Seasons ristruttura Milano, Four Seasons apre a Taormina, Belmond ristruttura due strutture principali in Italia, delle nove che possiede in Italia. Cioè, vuol dire che è un disastro, ma se hai scelto giusto la tua clientela non è così un disastro, stai tamponando bene le cose. Tornando al discorso salone del mobile, si ritrovano i clienti ad avere di fatto dei prodotti da far vedere, degli stand dover fotografare, non ovviamente nell'ottica fieristica, ma nell'ottica casa. Quindi dobbiamo dare l'idea di una casa all'interno di uno stand. Fondamentalmente è difficilissimo, si scatta di notte, forse il lavoro non più bello, ma è sicuramente quello più incasinato e difficile, perché addirittura nel momento del salone poco tempo, lì pochissimo tempo, difficile gestione, molto 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 difficile, ma comunque si è delle entrate anche abbastanza importanti in pochissimo tempo, perché comunque il salone del mobile dura 6 giorni scarsi, quindi è poco. Però da lì è l'inizio del lavoro, fai il tuo lavoro, non è che fai finisci dei cataloghi, inizi e poi chiudi magari in location, che puoi andare a fotografare i pezzi, è tutto l'anno di fatto quello stand qua dura, questo lavoro di questo stand. Quindi serviva, a mio avviso, c'erano due soluzioni: o buttare quello che era quest'anno da quel punto di vista lì, salone, oppure dire aspetta un attimo, pensiamo a delle alternative, non per far spendere i clienti, non serve una sciocchezza, più che altro, soprattutto in questo periodo, delle alternative per riuscire a fornire il servizio di cui ha bisogno il mio cliente. Quindi cosa abbiamo fatto? Allora, analizzata quello che c'era, quindi c'era un set già fatto, mancava semplicemente il posto dove farlo, bisogna scattare per forza solo nel mobile, l'unica cosa che mi sono detta ai clienti. Infatti abbiamo ricreato quella medesima location all'interno dell'azienda, quindi praticamente riuscendo a sviluppare lo stesso i vari servizi fotografici, per di più con più agio, con più tempo e minore dispendio di trasporto da parte della realtà, in piena pandemia tra l'altro, quindi non è che ok, perfetto, andiamo a scattare nella villa a Como piuttosto che andiamo a Bologna, che dobbiamo scattare. Siamo in azienda, però dobbiamo far finta, e il risultato finale dovrà darci ragione, che non siamo all'interno dell'azienda, siamo all'interno di un altro contesto. Quindi riuscire a sviluppare non tanto il nostro valore creativo, quello è importante, però dovrete anche far fronte anche allo sviluppo di un valore imprenditoriale, che non è una cosa così, così sciocca e fuori dal normale. Anzi, questa prima nel piccolo, anche nel mio piccolo, prima si sviluppa meglio è, che sì, c'entra con risolvere i problemi, ma più che un problema qua è un ok, perfetto, devo fornire una nuova dinamica, una nuova lettura al mio cliente, in modo che veda la cosa e dica ok, perfetto, fantastico, abbiamo quasi scoperto un'altra alternativa se l'anno prossimo non partecipo al salone del mobile, che per l'amor di Dio l'azienda in sé ci partecipa per mille e una ragione, non solo per fare servizio fotografico, però i soldi intanto li hai spesi per fare
molte aziende almeno le avevano spese per iniziare a fare gli stand, e tu i tuoi prodotti li devi comunque far vedere e non li puoi far toccare con mano, soprattutto l'anno scorso. Quindi c'erano delle dinamiche molto importanti da affrontare, e sicuramente la pandemia, la creatività da un punto di vista logistico, da un punto di vista di questo tipo l'ha sviluppata. Poi certo, fare il progetto artistico dell'anno, l'anno scorso, dipende da come dalla sensibilità che hai. Sicuramente gli input c'erano da un certo punto di vista, e entrare nell'ottica che ci vuole ben altro di una pandemia per spezzarsi la schiena, quello è molto molto, è molto molto importante, perché comunque non è vero che, cioè, è stato ed è un macello da un certo punto di vista, però a livello lavorativo non bisogna, potrebbe anche essere, dipende a che livello magari siete. Se siete a un livello iniziale, ok, potrebbe essere anche un'ottima occasione per proporsi a aziende magari che stanno cercando nuove soluzioni o nuova creatività che magari non c'è più. Quindi anche questa è un'ottima ottica, quindi il bicchiere è sempre mezzo pieno. Credo. Bello questo punto di vista, tra l'altro. Beh, bisogna sempre avere dei punti di vista molto importanti, a mio avviso, perché il negazionismo, vabbè, non ti porta da nessuna parte, quindi non è, questo è già stato fatto, è già stato detto, quindi è molto, l'aspetto psicologico è molto importante, soprattutto in un lavoro creativo, cioè nel senso, noi non stampiamo scontrini, cioè nel senso, quindi per cui dobbiamo comunque entrare nell'ottica dove assolutamente, è per quello che non bisogna mai dimenticarsi dell'organizzazione, come si diceva con Giovanna, metodo e quant'altro è fondamentale, però non dobbiamo neanche dimenticarsi che il lavoro è anche creatività, cioè, facciamo la differenza anche non solo su come organizziamo le cose, ma come sviluppiamo a livello creativo un prodotto o un servizio, che sia fotografico appunto e altro, quindi... bisogna sfruttare le occasioni, cioè nel senso, questa da un certo punto di vista, se ti stai affacciando adesso al mondo del lavoro, potrebbe essere anche un'occasione di puntare un gradino più su invece che 3 gradini più giù. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Giovanna, mi sa che stai parlando col microfono chiuso. No, scusate, dicevo, aggiungevo appunto che appunto si parlava di metodo, ma infatti il metodo va ovviamente sulla stessa linea della creatività, ovviamente, ovvio che attraverso il metodo dai una connotazione giusta, un indirizzo giusto alla tua creatività, così non si disperde, ma va a indirizzarsi nel giusto canale, questo è fondamentale. Esatto. Oggi poi più che mai è richiesta l'idea. Quindi hanno bisogno, c'è una sete di idee esasperata. Quindi chi ha idee si propone dei progetti, sicuramente segue una linea vincente. Poi ovvio deve fare un lavoro di marketing come hai fatto tu, dove vai a incanalarla, vai a proporla alla giusta, dove viene fatta una richiesta, no? Specifica. Assolutamente sì. Questo è fondamentale. No, poi ognuno fa il suo metodo anche per questo e lo affina, lo rivoluziona, però è molto importante averlo, cioè nel senso, ma ripeto, all'inizio non è detto che hai il metodo perfetto, cioè nel senso magari è totalmente sbagliato, però entrare subito nell'ottica che nel mondo, comunque a livello lavorativo, nessuno ti aiuta, l'ho detto prima, ma mi correggo una cosa, ma non è vero che nessuno non ti dà un'occasione. L'occasione te la danno, sì, c'è, l'occasione c'è, se tu devi andare a pescarla. Sì, assolutamente sì, quindi quello è sicuramente uno step che prima o poi dovrete affrontare. Ma il mercato è aperto comunque, non è chiuso, è molto aperto, più di quello che si possa immaginare. Dipende tutto da noi, da ciascun professionista, diciamo, no? E questa è una cosa importante, è lì dove gioca molto importante la nostra formazione, la trasversalità della formazione, io insisto molto su questo termine, e quindi e ovviamente gioca molto anche il coraggio. Quello è fondamentale. Quello è fondamentale. È fondamentale, il coraggio. Cioè nel senso,
forse credere in se stessi è... Vabbè, che sì. ci si butta giù con molta facilità, soprattutto quindi bisogna vedere oltre, secondo me, e credere in quello che andare oltre, sempre. Duchamp ce lo dice, sì. E anche Magritte ce lo dice, giusto. La famosa pipa. Sì. Questo era un po' quello che volevo dirvi, ecco, tutto lì.